Ciao amici, oggi facciamo una torta speciale, una torta alle super spezie. Super spezie? Non sarà super piccante, spero. No, sarà dolce e golosa. Nella cucina ayurvedica le spezie non si usano solo per i piatti salati, ma anche per i dolci. E oggi facciamo una torta deliziosa con in più i benefici delle spezie. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. È una torta gusto pan di zenzero con una glassa al limone. È una vera bomba di dolcezza e coccolosità, ma come sempre per le mie ricette è light e dietetica, perché non contiene burro, uova, latte e non ha zucchero bianco. In descrizione vi lascio i link alle mie playlist e ai miei ebook con tutte le ricette più sane e golose. Ingredienti: per la torta 250 g di farina bio, 150 g di zucchero di canna, un cucchiaino di lievito vegan, mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di zafferano, un cucchiaino e mezzo di zenzero grattugiato o in polvere, mezzo cucchiaino di tè verde matcha in polvere, 180 ml di latte vegetale, 60 ml di melassa, un cucchiaino di estratto di vaniglia, 80 ml di olio di riso, un cucchiaio di aceto di mele, uno yogurt di soia in vasetto. Per la glassa 480 g di zucchero di canna frullato fino a diventare zucchero a velo, 75 g di olio di cocco, 4 cucchiai di succo di limone, buccia di limone per decorare. Preparazione: mescolare tutti gli ingredienti secchi della base, la farina, le spezie, il lievito eccetera, in una terrina. Aggiungere il latte vegetale, l'olio, la melassa, la vaniglia, l'aceto di mele e lo yogurt. Mescolare bene e finire di impastare con le mani. Ungere una teglia da 18 cm e infornare per 30 minuti a 180 gradi. Lasciare raffreddare completamente e tagliare a metà prima di glassare. A questo punto, con una frusta elettrica, montare lo zucchero, l'olio di cocco e il succo di limone finché la glassa diventa compatta, ma deve restare cremosa e quasi liquida. Se serve, aggiungere il succo di limone e un po' di acqua fino alla consistenza desiderata. Coprire una mezza torta con la glassa, sovrapporre l'altra metà e glassare tutta la torta. Come guarnizione potete usare un po' di buccia di limone a striscioline, oppure dello zenzero candito o fettine di limone. Per vedere altri video come questo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per sostenere il mio lavoro e stile di vita trendy e sano. Ma è una delizia! Te l'avevo detto! Scrivetemi nei commenti come vi è venuta questa torta e anche le vostre ricette di torte sane, le più facili e golose, diventeranno un video. Mangia sano e vivi meglio!